Diffondete ovunque la cultura della solidarietà, soprattutto di fronte alle situazioni di precarietà materiale e spirituale, specialmente di fronte alla disoccupazione, una piaga che richiede ogni sforzo e tanto coraggio da parte di tutti. Davanti alle oltre 21.000 persone radunate nell'ex stadio Romagnoli di Campobasso, Papa Francesco ha lanciato un forte appello a quanti possono risolvere la sfida del lavoro. È necessario porre la dignità della persona umana al centro di ogni prospettiva e di ogni azione, ha insistito. Gli altri interessi, anche se legittimi, sono secondari. E la via per costruire un futuro diverso, fuori dagli schemi, è quella di mettersi al servizio degli altri, secondo l'esempio di Maria, abbracciando la vera libertà che ci offre il Signore. Dio ci libera dal grigiore interiore, ha concluso Papa Francesco, ci rende capaci di andare oltre ambizioni e rivalità che minano l'unità della comunione senza chiacchiere e ci permette di affrontare la vita con gioia e speranza. Sta dalla parte delle persone fragili.